Tu hai parlato col parroco? No, ci hai riparlato? Sì, sì. Ma ci sta oggi, ci possiamo riparlare? Dove siamo? Ti prego, sotto la casa. Dopo tocca pagare. Sotto al lombo. Sotto al lombo. All'inizio avevamo detto di là. Quanto tempo c'è da mettere? Un'oretta, però è comprensiva. Perché qua c'è tutto donato. Anche se ne parliamo. Allora, no, qui volevamo fare senza strumenti, che è più facile. Quindi è proprio. Questa è una lettura breve. Molto breve. Sì, sì, quella ho capito qual è. Righe. Ma quindi è in dialetto? Io lo metterei. Allora, metterei. Cioè, mi piacerebbe un'idea. Mentre salivo ci pensavo. Per iscrivere le donne che hanno i panni. Chi è l'altra? Siccome sono poche righe, è del 1900. Che media tagliamo molto bene. Se lei dice io voglio fare tre, quindi si mette d'accordo, non è per me, non magari è la faccia. Quindi allora quella in dialetto sul foggio, tra loro. Tanto me lo mandi su giù, in modo che... Proprio davanti alle colonne. E leggi questa... Sta dentro il palazzo. Se tu fossi uno proprio a fare il memoria... Lui che fa? Ritorno all'elementare. Qui la musica non c'è. Senti, proseguiamo? Dai. No, perché piuttosto Antonella non ha capito dove è il suono. Poi dopo mezz'ora facciamo giù. Giustamente. Ma che cosa suona? Con la corda che tiriamo. È perché perdiamo tempo. Quindi, non ce lo dici. Tieni che io ce l'ho. Tu entri nel portone e che fai? Esco dal portone. L'importante è capire che loro aprono. I brani potrebbero essere ripetuti gli stessi poi con il gruppo successivo o potrebbero cambiarli perché forse è anche meglio, sai? Ma questa è la cosa bella, è bellissima questa cosa. No, io per me è bello anche di facciamo tipo di fantasma. Anche quello. A me loro come si organizzano fanno, a me fanno un favore, a me se vengono viene uno per affettare la mortadella mi fa un favore. Ecco, no, però lei conosce molto bene il proprietario. Perfetto, e poi c'è un vino ottimo. Sì, sì, molto buono. Migrante. Renato diceva, il 6 sarebbe possibile fare una vera e propria simulata? Io la farei tutta, no? Tu la vuoi farmi, dai. Ci siamo pure noi, dai. Ci siamo la facciamo noi, tutta, con tutte le letture, con tutti i violini. Sì, sì. Sti ragazzi, come si fa? Le sedie, le mie.
Però qui bisogna andarla a prendere. Sì, è tutto questo lavoro è per, capito, per vedere, per dividerli in gruppi, per cui io ti dico, una volta che noi abbiamo raggiunto un certo, cioè questo avverrà tutto nei prossimi giorni, perché finora questa settimana. Per motivi di viabilità la chiesa di San Silvestro è stata privata di due navate, una da questa parte della via del Colle e poi anche dall'altra parte dove c'è la sacrestia. Quindi qui siete proprio il taglio, quindi erano archi aperti, qui c'era la navata di sinistra. E no? Le famose colonne di Cipollino. Che sono state portate il campanile che è stato poi tagliato, sì, no? Perché a vela e poi è diventato a vela però... Un'altra volta è Gigli, una cosa oh, questa è qui dalla chiave si vede la fontana, no? Per me se il centro non c'è, è perché se no gli porta qua si fa un vagone, lei non è possibile la prima questa sì sì no 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 è vero moderna questa è la carità, io non sono esperta, sono lì. No, io non lo conosco. Qual è il giardino? Sì, sì, sì. Qual è il giardino? C'è quel cancello che c'è il sentimento. Sì, sì. Quello che si sa. Sì, sì, no. No, 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 le case medievali. Ma vedi anche qua, questa è qua. Però aspetta dire proprio cosa poteva essere. Gli stessi archi, gli archetti, servivano di sostegno proprio perché le case crollavano a tutto spiano. Poi molte erano anche case povere, cioè quelle rimaste sono quelle un po' più borghesi o comunque dei signorotti, quindi venivano fatte a malta e calce, invece altre erano proprio le pietre messe con muratura a secco e con costruzioni di legno, quindi si bruciavano, crollavano. Bella posta.